Castori, Fabrizio Castori sta preparando la squadra per la trasferta di Modena, una trasferta molto delicata vista la posizione del Perugia che è all'ultimo posto in classifica e ha, pensate, 10 punti in meno di quanti ne avesse conquistato nello stesso periodo dopo 12 partite nella scorsa stagione. Che cosa sta facendo Castori? Intanto ha recuperato, sono stati perdonati e quindi sono stati aggregati alla squadra Angella e Rossi, che potrebbero tornare utili per questo impegno a casa di una squadra guidata da Tesser, che è un ex del Perugia, e di Falcinelli, che è un perugino per la prima volta impegnato contro la squadra della propria città. Dicevo, dopo aver recuperato questi giocatori, sta cercando la tattica, la strategia giusta nel modulo più adeguato per affrontare il Modena, e oltre al 3-5-2 tradizionale avrebbe provato anche la difesa a 3 con un attacco a 2 e dietro il trequartista, ruolo che non è coperto nel Perugia, non ha giocatori che hanno specificatamente queste caratteristiche, ma nella quale sembra abbia provato. Gli allenamenti vengono svolti a porte chiuse, sia Olivieri sia Strizzolo, Olivieri in maniera sembra più consona, almeno sulla carta. Il Perugia non avrà squalificati perché rientra Iannone dalla punizione di una settimana che gli era stata inflitta, ma si presenta con 3 diffidati, e cioè Melchiorri, Curado e Dell'Olio. Che cosa ci si può attendere? Molti credono che sia possibile vincere, e sarebbe bellissimo, ma anche un punto non sarebbe da buttare via. C'è l'esempio della Cremonese che ha fermato ieri sera il Milan sullo 0-0, non ha mai vinto, ma con 7 punti in classifica è riuscita a portarsi al terzultimo posto in classifica. Quindi la politica in pratica dei piccoli passi in vista della salvezza. Modena è una città che ha vissuto la guerra 3 anni prima del Bellum Perusinum nel 43 avanti Cristo, e in quella battaglia morirono i 2 consoli Irzio e Panza. Quindi sono richiami di attenzione che rivolgiamo a Fabrizio Castori.